del 23, succede a Giuseppe Porzio che ha vinto l'anno scorso, e insieme a Fabrizio Ciulla e a Biagio Verde è il quarto palermitano che vince il campionato. Innanzitutto Manuel, complimenti per la splendida affermazione. Manuel, diciamo che tutto sommato non ha una lunga carriera, perché ha cominciato abbastanza tardi, nel 2014 ha preso la licenza. A memoria, qua a Palermo ti abbiamo visto in pista solo una volta con Ursus Caffi in un Gran Premio Mediterraneo. Dove nasce innanzitutto la passione? Penso scontato, vista la parentela con la famiglia Grasso, penso che tutto parte da lì. Sì, assolutamente. Intanto vi ringrazio per questo riconoscimento. Insomma, sono molto contento anche di riceverlo qui nella mia terra natia, e comunque anche qui è, diciamo, dove tutto è cominciato. Lo zio Adolfo Grasso è stato un po' lui il fautore di tutti noi, quelli che abbiamo cominciato, mio fratello Giuseppe e tutti i suoi figli, quindi sicuramente parte da lì. Poi anche un po' prima, con mio nonno prima, Bernardo che faceva il vannista, insomma. La famiglia è sempre stata, ippicamente parlando, è sempre stata molto attiva, quindi io ho solo continuato quello che altri avevano già cominciato. Sappiamo benissimo la bravura di Giuseppe, che in passato è stato un ottimo driver, ha lavorato per scuderie importanti con tutti Laucci Riccitelli, fianco a fianco un mito come Ecchi Corpi. Dopodiché ha deciso di occuparsi prevalentemente dell'allenamento, avendo la possibilità di sfruttare il fratellino come guida, e devo dire che in poco tempo state ottenendo buonissimi risultati, ovviamente tarando anche il materiale che avete a disposizione, però i risultati stanno venendo alla grande già da parecchio tempo, avete parecchi cavalli, buoni proprietari, e tu stesso, oltre insomma al tuo lavoro quotidiano con Giuseppe, sei ovviamente chiamato anche da allenatori importanti impegnato in corsa. Intanto c'è da dire che proprio la Sicilia è sempre stata nel tuo destino, perché il tuo primo Gran Premio, a mia memoria, è con una cavalla siciliana, Valkyrie OP, nella finale del campionato femminile a Garigliano. Sì, diciamo che abbiamo cominciato questa nuova avventura non da tanto tempo, abbiamo sede a Padova, alla Scuderia Gardesana. È sempre stato un po' un pallino che avevamo, no? Il fatto di riunirci, lui ha girato tanto, ha fatto tanta gavetta in giro, poi ha avuto anche la possibilità di gestire delle scuderie importanti. Io invece ovviamente ho cominciato dopo, per la differenza di età che ci lega. Ho fatto esperienza anche a livello di guida, ho lavorato con scuderie importanti, da Sarzetto, da Cocciadoro, dove ho sempre avuto la possibilità di guidare. Sono arrivati i primi Gran Premi, le soddisfazioni le ho avute, e poi diciamo un po' abbiamo unito il nostro pallino, quello di appunto lavorare insieme. In questo momento abbiamo una trentina di cavalli in gestione. Lui allena prevalentemente e io guido, però collaboriamo un po' in entrambe le fazioni, perché comunque anche quando c'è un cavallo un po' problematico è piacere che lo guida lui, insomma, lavoriamo insieme e per fortuna i risultati arrivano. Diciamo che l'esperienza sotto la dipendenza del team Cocciatore è stata molto importante. Come dicevamo prima, è arrivato il primo Gran Premio, poi si è interrotta e lì è cominciata la nuova avventura, diciamo, insieme a tuo fratello. È stato bello vedere che il primo ad abbracciarti a Monte Giorgio durante la prima azione è stato proprio Alessandro. Oltretutto ultimamente ti ha nuovamente richiamato spesso a interpretare, soprattutto Dolce Vichi, con cui, diciamo, hai vinto recentemente a tavolino, però hai vinto il Nello Bellei a Montecatini. Con Alessandro appunto ti lega questa bellissima amicizia, soprattutto questa stima che nutre lui nei tuoi confronti, che sicuramente è una cosa non da poco. Assolutamente sì, c'è parecchia stima reciproca. Alessandro mi conosce da quando ero piccolino, che ancora non lavoravo con i cavalli, perché appunto ero nello stesso allevamento con Giuseppe alla Terrareggiana, quindi ci conosciamo veramente da tanto tempo. Dopo abbiamo collaborato insieme, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per lui e da lui. È un'esperienza che sicuramente mi porterò per tanto tempo dietro, perché comunque impari a lavorare con un certo tipo di cavalli e anche guidarli ti dà tanta consapevolezza il fatto di entrare in pista con i suoi allievi. Poi comunque i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma oltre questo c'è l'amicizia che ci lega, quindi è stato bello. È chiaro che poi per un giovane che ha ambizione, e se in questo mestiere non nutri quell'ambizione, è inutile che vai avanti, quindi è normale che poi ovviamente gli spazi da guidare erano sempre più stretti,
nonostante un parco cavalli imponente, e quindi un giovane che ha voglia di emergere, di provare, hai deciso poi insomma di andare via e intraprendere questa avventura. Quanti cavalli avete in scuderia in questo momento? Abbiamo una trentina di cavalli, 33-34 in questo momento. Atic in questo momento è sempre la punta di diamante in scuderia? Sì, dopo un periodo che ha vissuto in Francia per circa 7-8 mesi, lì non si è trovato tanto con la tipologia di corse e quindi l'abbiamo riportato a casa. Abbiamo dovuto lavorare un po' sempre sulla testa perché ha un carattere molto particolare. È rientrato bene, ha vinto un paio di corse. Poi a Montegiorgio purtroppo non è andata bene perché appunto col suo carattere la racchetta non l'ha digerita. Diciamo che è venuta fuori una partenza un po' particolare, comunque sì. È andata bene lo stesso quella sera, quindi. Sì, ci sono state un po' di lamentele da parte di tutti, poi sai, io ti parlo del mio, lui è un cavallo che ha bisogno di trovare presto l'ala della macchina, quella sera non l'ha trovata perché la macchina è andata via parecchio forte e quindi non ha potuto esprimersi, però lui sì, è sicuramente uno dei cavalli migliori che abbiamo, ci ha fatto togliere qualche soddisfazione, un paio di gran premi, quella sera di Montegiorgio è andata bene così anche senza di lui. Senti, ovviamente anche in quel, diciamo, nello specifico parlando appunto del campionato, probabilmente non sono più i tempi di prima, si è ridotta molto anche la manifestazione, una volta erano 4 batterie, semifinali e finali, adesso molto più ridotto perché anche questo, diciamo, come in tutto quello che è un po' il mondo ippico, va purtroppo, ahimè, a scemare. Speriamo di ripartire nuovamente in tromba, ma è chiaro che i segnali in questo momento non sono positivi. Nonostante tutto resta sempre una grande soddisfazione, in pista c'erano i primi quattro della classifica più il campione dell'anno scorso, è chiaro che ci vuole un po' di fortuna nei sorteggi, lì si vede proprio l'abilità perché sono tutti cavalli dei routinieri che corrono un po' ogni giorno, ci vuole fortuna a trovare il cavallo al top nella giornata più importante, però tu quella sera, a parte la disavventura con la TKDL, non hai sbagliato un colpo. Sì, diciamo che è andata bene, uno inizia, affronta queste serate, ma io almeno io non pensavo di vincere sinceramente, poi corsa dopo corsa vedevo che girava tutto bene, i cavalli che ho guidato erano in forma, tra l'altro li avevo già guidati nelle batterie perché io è la prima volta che partecipavo al campionato guidatori, non l'avevo mai fatto. Quindi mi sono trovato un po', insomma, a gestire le emozioni perché sai, la prima volta che lo fai vinci subito e quindi dici cavolo, c'è la possibilità di diventare campione italiano. Allora ho avuto testa solo a quello e corsa dopo corsa siamo riusciti ad arrivare fino alla fine. Sì, diciamo che poi all'atto conclusivo praticamente eravate rimasti tu e Dodolo Cisano gli unici che potevate vincere, sulla carta il tuo aveva più chance, il suo era un cavallo al rientro, ambedue di galoppo dietro la macchina, quindi diciamo che la rottura è diventata agrodolce perché già avevi la consapevolezza di essere diventato campione. Sì, ovviamente lo sapevo già facendo i conti che mi poteva battere solo lo Cisano e quando praticamente abbiamo sbagliato simultaneamente ho tirato un sospiro di sollievo. Sai, la cosa di dire il tuo nome rimarrà per sempre nell'albo d'oro, questa secondo me al di là di tutto dell'ippica che va in maniera sempre peggio, però dici il tuo nome ci sarà e da lì non lo toglierà nessuno. No, anche perché se tu uno scorre l'albo d'oro, diciamo che cominciamo dai vari Vivaldo, Giancarlo Baldi, Vittorio Cuzzinati, per arrivare ai Vecchioni, Cocciadoro e Di Nardo. Manuel, diciamo aspettative per il futuro e chiudiamo questa bella intervista. Cavalli che insomma pensate insomma, su cui puoi puntare in maniera da sognare? Ma guarda, i cavalli su cui si deve puntare adesso sono i giovani, lo sappiamo perché quelli sono il futuro. Stiamo vedendo che insieme con dei nostri proprietari di comprare dei puledri buoni. Quelli che abbiamo in scuderia, Endrigo e Neo Griff, sono i cavalli che in questo momento possono fare qualcosa in più. Però diciamo il nostro è un parco di cavalli, come dici tu, routiner. Bisogna cercare di fare sempre bene anche con quello che abbiamo. E tanto sei pronto sempre, appena ti chiamano sei pronto sempre, a prescindere. Sì, io ti dico, a me piace molto guidare, quindi se mi chiamano anche in qualche corsa un po' più importante cerco di essere sempre pronto. Grazie Emanuele e complimenti ancora per la vittoria di Montegiorgio. Grazie a voi. Complimenti ai quali...